zia Smarty, la mia zia preferita. No, no, non andare a letto. Ma Lion, che zia hai? Non andate mai a letto, nipotini, mai. Ma come no? No, non sonno, vado a dormire, buonanotte. No. Va bene, zia, io invece vado a dormire. Questa è una storia di Roblox, ragazzi. Dovrebbe essere piuttosto paurosa. E noi dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare. Secondo me, adesso sta partendo, quindi si è chiusa la porta e stiamo per entrare nella casa della mia zia. Ci stiamo mettendo a dormire! La mia zietta Marty, io le voglio così bene. Po' balorda come nonna. Io mi posso permettere, ma tua zia fa paura. No. Io l'ho vista in faccia, no, una volta paura. È anche un po' bruttina. No, come ti permetti, no? Cioè, zia Marty. La mia zia è peggio, però dai, va bene uguale. Cosa sta succedendo? Aspettate. Una musica strana, inquietante. La voglio sentire anch'io questa musica strana. Ma è molto bassa. Sì. La sento, mi piace. Questa è la porta del maniero di mia zia. Ed eccola lì. Mio, ma scherzi? È mia zia. Oh, siete svegli così presto? Stanchi di guardare ABC Land, che è una sorta di cartone? Io non lo guardiamo più. Ah, siete pigri, così pigri. No, è arrabbiata. Bene, allora vi lascerò dormire un pochino, però. E non voglio dormire in casa di questa signora, sinceramente. Ma c'è qualcosa che dovete sapere. Non che saltate cosa? Mai sul lettone. Ma quanto è brutto quello. Mentre dicedite pogo pogo ABC, pogo pogo 1 2 3. Ragazzi, non lo fate mai, eh. Pogo pogo ABC, ma io adesso pogo, sono pogo, curiosa. Pogo, 1, 2, 3. Buonanotte. Posso dire? Effettivamente però. Mia zia non piace più nemmeno a me, non ci vengo più a casa sua, eh. Mi aveva promesso i cioccolatini, ma... Ah, finalmente siamo da soli. Finalmente possiamo dormire. Ma mio Dio, quanto mi fai schifo. No, ci ho provato. Pensate che potremmo saltare sul letto e dire saltare sul letto e dire quella frase, ragazzi, quella di poco poco. Che ne dite? Lo facciamo questa pazzia? Lion, ci sono dei cubi in giro. Ci sono dei cubi, li prendiamo. Cico, io. Oh, è dai, imbarazzante, Cico. Cioè, ascolta, allora, prima di tutto hai borbottato come un beota mentre leggevi. Prima. È vero, succede sempre, me lo dici sempre. Ma che migliore, no? Brutto demente! Infatti, adesso parlerò bene, chiaro. Però perché sto ancora parlando? Devo stare zitto, basta. Mi sa che ho capito, dobbiamo andare sul letto e farlo davvero. Sì, però prima dobbiamo prendere le lettere per dire poco poco ABC, vedi, una qua. Ok, aspetta, ce le sto prendendo. Io le ho prese tutte, me ne mancano alcune. Ma sentite, ma magari sono tipo un collezionabile che non serve, no? Io lo voglio dire! Cosa vuoi dire? Poco poco ABC! Poco poco 1, 2, 3! No, cosa hai fatto? No! Sì, però... Poco. Anna è andata avanti da sola, eh. Questo è gravissimo, no, dopo allora ne parliamo. Io volevo prendere il cubo e sono finita. Stai sul zitta, letto, sei orribile, fatto, Anna, scusa. Fai schifo a tutti. No, finalmente possiamo un po' dormire. Anna, io non ho parole per quanto sei stupida. Oh, senti, veramente... c'era Cico che stava parlando da un quarto d'ora. Quindi vabbè, ho giovato alla situazione. No, 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 no. Oh no, le luci sono tornate. Non c'è scritto non possiamo no. dormire più. Cioè, anzi, vabbè, è buono. Lo aggiungo io. È buono. Che succede? Non lo so. Oh, se n'è andato poco poco, Lion. Dallo specchio. È vero. Guardate lo specchio. È una foto. Dov'è un quadro. Dov'è la foto? Dov'è Pogo, ragazzi? Il tuo cu è Pogo. No. Oh. Pogo, che Pogo, 1, 2, 3. Perché la porta si sta agitando? Oh no, si apre, sto pure qualcuno, aiuto, Lion. Vabbè, ragazzi, sarà mia zia che viene a svegliarci. No, no. Ah, è quella lì, una mano nella porta? Eh? È una mano, dai, è una mano. È Pogo, davvero, ragazzi, però. È quel pazzo di Pogo. Scommetto che era Pogo. Andiamolo a prendere, come andiamolo a prendere? Ma sei scemo? Andiamo ma a dormire. Trova Pogo, no, troviamo no, Pogo. Non voglio. Troviamo Pogo. Oh, guardate, guardate qui. Ah, che brutto! Qui. Chi è questo? Mamma mia! Questa stanza è vuota. Pogo non è qui. Qui c'è un buchetto. Sappiamo. No, no, zitto. Ah, ragazzi, vi sento. Fareste non meglio a stare a letto. Oh, dobbiamo andare a letto, dobbiamo andare a letto, a letto, no, a letto, a letto, a letto, a letto, a letto, corre, 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 che la zia ci uccide, vai, 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 Cico, sei proprio deforme con quel sedere da unicorno. Mio Dio, sei proprio brutto, scassato. Ho spaccato il letto terribile. Dietro. Occhio, cioè, ma io tua zia non l'ho capita mica, si lamenta che dormiamo, ma si lamenta se ci alziamo. Ah, buonanotte. Ah, hai sentito la zia Smarty? Finalmente possiamo andare a dormire. Oh, stai borbottando anche tu mentre leggi, No, scusa, non sapevo leggere quella cosa lì.
E chi se ne frega? Cioè, ti prendo a schiaffi. Pogo! Ah. C'è un'altra mano! Perché la porta sta scuotendo di nuovo? E di nuovo Pogo 1, 2, 3? ABC? No, per favore! Ah, brutto disgraziato. Eccolo lì, guarda, è tutto Super Saiyan! Ah, maledetto, Pogo 1, 2, 3. Oh, è Pogo che è corso là? Sì. È lui, è Pogo, ragazzi, andiamo a prenderlo di nuovo. No, sì. Perché no, dobbiamo dormire. Se qualcuno borbotta un'altra volta, ma non l'avete fatto, ma se lo fate di nuovo io vi uccido. Ti giuro, ero concentrato con le gocce lì che scendevano. Ti giuro, è la fine. È corso di qua, io l'ho visto. Smetti di vivere. Ci sono dei cubi giù, prendiamoli di corsa. Ah, la stanza è vuota, non è qui. Ma porca mia, succede ogni volta, ma siamo stupidi? Cioè c'è qualcosa che sbagliamo. No, no, raga. La zia! Allora c'è qualcosa che stiamo sbagliando, perché ogni volta ci dice che la stanza è vuota e ci dà sempre meno tempo per tornare a letto, tra l'altro, eh. Ma non è che non dobbiamo fare il rumore? È rimasto fuori! Stupida, aspetta, io non ho parole. Io non ho parole per quanto sei imbecille. Cioè, cioè, ma tu ti rendi conto che, cioè, ma sei un, se non servi a nulla. Avete non servi a nulla. Ma hai ragione, scusami. Mio Dio, sei un deficiente. Cioè, eravamo tutti lì a dire, oh, dobbiamo tornare a letto. E tu dove cavolo stavi andando? Come uno zombie. Ma chiusi la porta in faccia. Sei un brain dead. Sei lì e andavi in giro per la stanza. Ma ce la fai. Ma puoi migliorare. Ragione, scusami. In questa tua esistenza piena di dolore. Ma questa è la donna. È sempre lei, è la zia. No, non è mai comparsa la zia prima. Ha detto, la so che eravate fuori dal letto. Cosa state ma facendo? Ma che dici? Io l'ho vista anche prima la zia. Aiuto, no, era sempre Pogo. Oh, è morta. È attaccata, no. È morta. Oh, ma perché ci stiamo tutti silenzio. Perché ci stiamo tutti insultando a vicenda in questo video? Cosa ma è successo? Ma perché ci stai facendo perdere la storia? No, io ho capito perché. Perché Alex è morto. Sì, ci ha fatto quel brutto demente, quello stupido idiota. Dai, prima o poi qualcuno doveva morire. Dov'è la zia Smarty? Ma speriamo che sia dietro di te pronta a ucciderti. Ci guarda. Sono tante porte senza lucchetto. Prendiamone una, no? Ah, la stanza è vuota ancora? Zia Smarty non è... Ma prima stavo cercando Pogo. Adesso stiamo cercando zia Smarty. No, e basta. Ah, venite alla TV. Ah, ok. Cambia un po'. Ma sei imbrunito. Sei imbrunito tutto. No, ho paura. Ah, ma vedi... zia Smarty. No, zia. La zia. Ma quanti occhi ci sono? Oh, ma posso parlare? Ma scusa. Zitto. Oh, sono qui, nella TV, nella bicin leg con Pogo. Zitto! No, zia Smarty, vieni fuori da là! Pogo è cattivo! Oh, Anna, tu sei una roita, te lo dico adesso. Cattivo? Oh, sono l'unica che mi ha parlato! Non essere stupido, a imparare è divertente. Ah, perché non andate a letto e dormite tutta la notte? Zia Smarty è dalla parte di Pogo ora, eh? Mentre io mi diverto un casino qui imparando la Michiland con Pogo. Buonanotte. No, povera zia. No, la dobbiamo salvare di brutto. Però sembrava cattiva all'inizio. Secondo me è malvagia in fondo. No, fin la conti, TV si è spenta. Quella porca della zia, eh. Vabbè. No, allora, oh! Dobbiamo andare a salvare zia Smarty. Ma a volte si chiama Smarty e a volte Smarty. Vabbè, come facciamo ad accendere di nuovo la TV? Il telecomando. Oh, ma avete visto che si chiama TV grande? Sì. Oh, è vero. Ah, penso che la TV abbia un telecomando sotto il grande letto, ovviamente. Tutti lo mettono lì. Sì, sì. Ah, la stanza del letto. Penso che sia bloccata. Ma dai, come? Oh. Ma come? Ma tutti quanti che la agitano? Io scappo via, l'ultima la porta aprire. No, 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 non fate la fare. Ma no, che c'è Sborzi lì dentro adesso? Chi è Sborzi? Ma cos'è? Che cavolo è sta roba? No, io non ci vado lì in quel buco. È pieno di brutte cose. No, non ci voglio andare. Ma là c'è il grande letto. Ah, sotto c'è il TV remoto. Dobbiamo prenderlo. Porca miseria, niente po' di meno che. Va bene, ragazzi, siete pronti a entrare? Ma per niente proprio, ma l'hai visto che schifo? Facci prima tu, Raio. Allora, prima di tutto dobbiamo riunirci come squadra, perché gli avvenimenti di prima ci hanno diviso, specialmente alla presenza di Alex Nauz. Chiedi perdono strisciando per essere morto schiaffeggiato dalla zia Smarty subito. Allora, chiedo perdono che sono strisciando perché sono stato schiaffeggiato dalla zia Smarty. Bene,
Poi Chico, sei un roito infedele perché hai blaterato borbottando come una pentola di fagiolas. Chiedi umilmente scusa. Ragazzi, basta! Mi sono punito di brutto per questa mia gravissima controindicazione. Stanotte non mangi senza cena a letto. Anna, sei un ramarro sgarrato, sburzato per strada perché sei saltata sul lettone prima. Quindi adesso chiedi scusa per questa tua vicissitudine. Chiedo umilmente perdono per essere stato un ramarro sgarrato e adesso... aver saltato sul lettone. Intruflessiamoci in questo sfintere. Con coraggio, no, cos'è, cos'è questo? No, si muore tantissimo. Non male. Okay. Allora, con calma, perché abbiamo solo altri due cuori. Ah, oddio, non me ne ero accorto. Vai, vai, piano, occhio, uno alla volta, Ah, ma è tipo un astrotrasportatore, vedi? Vai prima tu, io vado per ultimo. Ma quel dente voleva ingropparmi, l'ho visto. Ok, venite piano piano anche voi. Ci sono! Non morite, non morire. Vai, passa adesso. Aspetta, vai adesso. Ok. Ok, ci siamo, Qualcosa. Qualcosa non va con il grande letto. Si sta agitando. Ah, quel grande. Ah, è un barone. Ma anche i denti. Il grande letto è vivo. Oddio. No, non ci mangia. Oh no, pure le gambe. Sta crescendo pure. Ah, no. Ma come cammina? No, no, ci tocca. Come facciamo? No, ma rientriamo nel buco? No, cosa dobbiamo fare? Non ehi, so, sali, sali. Ehi, il conto comando non è sotto il letto, è sparito. Ma il letto fa popò. Cosa? Vabbè. Ah, lo vedo, guardate in alto. Dove? Ma non lo so. Oddio, ma c'è un parkour. Ah, guarda lì, ma è un parkour. Non ci casei qua con muoio di brutto. Oh, ci possiamo arrampicare sui lettini. No, c'è il grande letto che fa tutto lo sbapperone. Poi non si vede nulla. Raga, non vedo niente io. Ma come si fa? Ho capito! Dobbiamo rimbalzare sul grande letto. Ah. Vedi? Ma no, raga, mi sta... Dobbiamo mi sto... rimbalzare sul grande letto. Allora, io ho rimbalzato, sto più in alto. Però mi sta irritando. Aspetta, sì, che c'è una musica. Io l'ho abbassata pure, ma fa... è molto fastidiosa. Però il magari però ti dà tipo, ti dà il ritmo di come saltare, capito? Tribale. Ma che saluto. Ah, che stupido, che schifo che fai. Sì. Ma brutto imbecille. Oh, attenzione! Stai vedendo il telecomando! Stavo per cadere. No, non cadere, che c'è il grande letto sotto. Madonna, il grande lettone. Ok, ci sto. Sono caduta. Ragazzi, brutto, tranquilli. Ho preso il grande telecomando, credo. Forse. Ma c'hai gli occhi? Premi il grande bottone. Abbasso di più il gioco perché vi giuro mi sta tiltando. Ok, così è più basso. Lion VGF. Ma è un super remote. Ah, che bello, mi hai trovato. Adesso premi paura di Pong. Così puoi nasconderti. Boh, non ho capito. Ah, lui è Click, si chiama Click, così. Ah, so io. Vuole aiutare Lion e i suoi amici. Accendo TV. Così, ora potete grazie, entrare Click, nel mio wow, bravo Click. Buona voglio fortuna la TV, però. Dai zitto Alex, sei adottato e anche per sbaglio. Sì, perché non ti volevano in realtà, certo è normale. Se ti avessero adottato volontariamente era bello, ma a te non ti volevano. Vabbè, ho capito, telecomando, ho capito, basta. Ma grande adesso, letto, ti ha picchiato sbaglio, ho visto che faceva male. Occhio, che qua ci moriamo come dei poveracci e non mi va bene. Vai, piano piano. Lion, non so te, ma io ho una sola vita adesso. Anch'io. Però sicuramente se moriamo ci sarà shoppare altre vite di più. Siamo rimasti in due, mi sa, lo sai? No, Sì, esatto, ma io sto... Va bene. Ah, qualcosa sta male nel divano. Nel grande divano, oddio, è vivo anche lui. No, mio Dio. No, c'è Pogo. Ah, quel pazzo Super Saiyan che odio io. Sto facendo una danza pazza. Pensavate davvero che vi avrei fatto entrare qui nel mio mondo a Biciland? Landia? No, manderò la grande TV in alto. Ah, in alto su. Vabbè, su. Pazzissimo, Pogo. Oh, ma perché ci tocca la grande TV? Ma questo è infame, oh. Ah, stai zitto, Alex. Sei adottato. No, che cattivi, siamo qui e saltiamo sul balcone. Ma schifo, ma ti repento, eh? Allora manderò la TV ancora più lontano, lontano, no, via. Cico, ma te dove stai zitto, maledetto! Roito vivente! Anche poco ve lo dico. Brutto imbecille, che non sei altro. Va bene, allora, possiamo far... Ma poco è lì dietro. Aspettaci! Ma dove... Ci vuole possedere. Amici? Dai, 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 aiuto!
Aspetta, ma sono solo? Sì. No, sono qui con te, vedi? Però c'è Po che mi guarda, mi impedisce. Ma c'è solo Cicco qui. Anche noi siamo nel tunnel. Oh, salta gli affi... Sapevo. Salta sul... dalla staccionata. È vero, dici bene, amico. Meno male che comunque sei non sei normale, fidati di me. Non sei normale. Ok, Anna. Sto arrivando. Ma Pogo ha saltato. Pogo sdunza, ben bene. Vabbè. Guardalo quanto salta e sdunza. Oh, occhio. Allora, proviamo a trovare la via. No, i fari si muovono. Non ci voglio, muoio qua di brutto lion. Qui ci sono le piattaforme volanti. Aspetta, sono morto. Vai, anda sopra. Aspetta, sono morto. Allora, questa è colpa di Anna che mi distrae e racconta la storia della sua vita ogni volta al che momento sbagliato. Io non ho Balorda. Una vita e non ho una storia, smettila. Perché tutta la tua vita sono io. E il cane. Oh, romantico. Oddio, sono caduto di nuovo. Aspetta, che qua c'è Pogo. No, attenta a Pogo, attenta a Pogo. Pogo, io lo vedo in faccia. C'ha scritto in faccia un desiderio rampante di sbatterci al muro. Rampparci, proprio di brutto. Quindi stiamo attenti, per cortesia, Allora, Cicco. Attento, ok, vai così, hai Oddio, visto? Oddio, che abilità assurda. No, difficilissimo, Cicco, si sposta qua. Cicco, io ci so e vedo la TV grande. Ci vado dentro, amici. È impossibile, vai, Lion, vai. Ci vado dentro. Ha scurato Pogo. Ci sono, silenzio. Bene, bene, Lion VGF è entrato ad Abicilandia. Che bravo che è stato. Lion VGF qui in Abicilandia. E questo chi è? Non ci entreremo mai. È Lion VGF, la prima volta che è venuto qui Lion VGF. Ah, che tipo di smarditoi vuole Lion VGF? Scusami, che senso? Mi sa che più lettere tu hai, più ottieni un smerditoi migliore, hai capito? Oh, 55! Io ne ho 114! E se ne potevano pure comprare... No, non l'ho letto! Vabbè, comunque Lion VGF era il primo a trovare click. Lion VGF era il primo a trovare click, bravo. E questo chi è? Mi è pieno di gente qui, c'è una ragazza, Chloe. A te cosa ti ha dato? A me mi ha dato una B. Ma cosa stai dicendo tu? Ma cosa vuoi? Ma che sono entrata nella TV? Sto leggendo, ma sei scema. Oh! Oh balorda! Oh, rimbambito, vecchia scemuta. Allora, senti, tu stai parlando delle ragazze. Quindi quando parli delle ragazze è ovvio che ti parlo sopra, perché non ti voglio proprio sentire. Ma non devo sentire, oh, è un gomitolo di bacon sta cosa. Ma oh scema, vai a Alex Lauslandia. E perché hai notato proprio quel gomitolo di bacon? Perché sta parlando? Dice che dice il gomitolo. Io sono curioso di sapere ormai. Sono dentro la storia. Il gormitolo dice: ah, Lion VGF era anche il primo a entrare nella TV. Vedi che è stato bravo. Quindi lo smerditoi sarà un colore. Come un colore? Che gioco ha? Oddio, una frase intera forse. Una parola intera di un colore. ABC 1, 2, 3. Scatola dei giochi. Apriti sesamo. È pieno di formule magiche questa modalità. Uno smerditoi è bloop. Il colore blu. È un fidget spinner. Wow. Goditi il tuo primo smerditoi. Ora puoi giocare i miei. Puoi aprire la mia porta bloccata. Possiamo entrare nella stanza delle mutande della nonna. Che schifo. No, che schifo, non le voglio vedere. ABC Landia. È stata un'esperienza del tutto strana. Vincitore. Adesso dobbiamo vedere che cosa c'è nella stanza della nonna. Voglio per forza zia Smerdi. Dobbiamo vedere che cosa nasconde dentro le sue camere segrete, ragazzi, però io sono in una modalità insieme ad altri. Anch'io. Ok, allora premiamo gioca di nuovo. E dov'è la stanza della nonna, però? Qua sopra. Qua sopra, no? No, qua è per entrare a fare una nuova modalità. Ma Lion, salto, vedi? Ah, è giusto. È vero, nella balconata. Giusto. E infatti, avete uno smerditoi. Guarda, fammelo vedere. Sì, mi garba il vostro smerditoi. Mi piace. Ok, adesso dividerò il mio piccolo segreto con voi. Dice il tuo segreto. Cosa c'è? Delle mutande sue, che schifo. Aspetta, vediamo, perché non vedo niente qui, C'è un altro dipinto. C'è un quadro brutto? Sì. E un'altra c'è Lenny. Io sono Lenny. Ti amo e amo insegnare le lettere. Ah, che bello. Ma la nonna Smerdi continua a tenermi chiuso in questa piccola stanza segreta. Chissà perché? Ma Cicco si è addormentato, quel balordo idiota. No, sì, un pochino di brutto. Ma brutto, imbecille. Adesso tu mi spieghi.
come ti giustifichi che sei zitto da 10 minuti? Veramente, perché mi sono diviso dalla tua presenza radiosa e sono stato relegato da un'altra parte senza nessuno, è per quello. Ce ne frega? Ce ne frega? Effettivamente no. Bastava parlare. Ti sento lo stesso, sai, la tecnologia funziona che io ti sento anche se non siamo a fianco, brutto idiota. Dici molto giusto, Lion, adesso lo farò di brutto. Va punito di brutto, deve passare almeno una settimana sotto il letto della zia Smerti. Sai che fai proprio schifo, ma lo sai che sei proprio un demente. Sono peggio del tuo smertitoi, veramente. Mettiti 5 dita in bocca fino alla fine del video, su e parla, parla. Ho 5 dita, eh. Più in fondo. Ok, io Infano! Che succede? Parla! Io non ho capito cosa ha detto. Chiedi perdono per essere stato un povero scemo. Va bene. Non togliere, ciuccia. Allora, per favore, aiutatemi ad aprire la prossima porta. Avrete bisogno di 3 smerditoys. Quindi non possiamo, perché ne abbiamo uno per uno. Però dentro ci sarà qualcosa di segreto, sicuramente. Dobbiamo scoprirlo di brutto. Succia! Così. Maledetto! Bene, che rumori brutti che fai. Togli quelli. Ma lui è un bellissimo cosino dietro la schiena, guarda il mio. Togli quelle dita dalla bocca, pervertito. No, sto sputando tutto, che schifo. Sono tornato, sì. Allora amici, io direi che questa modalità è stata molto strana e balorda, ma è finita. Quindi fateci sapere se voi avete aperto la porta lì del zio Poppy, lì come cavolo si chiamava. E altrimenti, Lion out. Ciao.